Siamo alla dolce pausa di Coglio e con noi abbiamo Aurelio e Giorgia Zanini. Cosa state facendo, Aurelio? Stiamo preparando per il sapore in piazza. Noi abbiamo proposto il pane, che è una ciabatta con lievitazione 20 ore. E poi come dolce abbiamo presentato il cerchietto Ronchini, che adesso è della dolce pausa. È una ricetta storica dal 1950. Da qualche giorno le sorelle Ronchini ci hanno portato anche la carta, che è la storica carta con cui confezionavano i loro biscotti. Ne abbiamo un pezzettino qui e questa sera offriremo un cerchietto a testa e un panino a testa. Da precisare che il cerchietto di Coglio è il vostro. Esatto, sì, lo produciamo e lo vendiamo solo noi nel nostro negozio qui a Coglio e quello a San Colombano. Il gusto di questo cerchietto è inimitabile. Questo biscotto ha un gusto che fa tornare indietro nel tempo le persone che lo assaggiano. Ci sono tanti clienti che vengono da lontano e che assaggiandolo ritornano indietro nel tempo. È la ricetta, storica ricetta della forneria Ronchini. Tu sei colui, la persona insomma, che produce questo pane, che produce questi cerchietti. Esatto. Cosa c'è dentro in questa lavorazione dei cerchietti, in questa lavorazione del pane? Andremo poi successivamente a scoprirla, però ecco. C'è dentro tanta passione e impegno. Giorgia, ti abbiamo conosciuto a San Colombano, oggi sei qui a Coglio perché c'è un altro negozio qui a Coglio. Sì, ci troviamo in Piazza Zanardelli a Coglio, nella nostra rivendita, che è una piccola rivendita dove vendiamo i nostri prodotti e questa sera siamo qui per proporre il nostro pane e i nostri cerchietti, che sono un antico dolce della tradizione di Coglio, della storica forneria Ronchini, che adesso li produciamo e li vendiamo solo noi. La dolce pausa viene qui ai sapori di Coglio, ai sapori in piazza, dal 2014, l'anno in cui è stata costituita. Abbiamo sempre partecipato, abbiamo sempre portato il nostro pane e adesso ci siamo impegnati a portare anche i cerchietti. Una manifestazione che riesce a portare qui in piazza tantissime persone. Sì, esatto, è sempre uscita bene, anche quest'anno mi sembra un bel risultato. Però fortunatamente c'è tutta la famiglia che ti segue. Tutto, anche le figlie. Esatto, ci tengo a salutare la mia mamma che dietro le quinte ha organizzato e programmato tutto questo banchetto per noi. Giorgia, cosa ti aspetti da questa serata? Sicuramente mi aspetto tanti visi felici e sono felice di portare avanti questa tradizione che porta e valorizza il nostro territorio. Ricordiamo anche che siete a San Colombano, pure a San Colombano, in via Maniva. Esatto, ci troviamo in via Maniva dove potete fermarvi per una colazione, aperitivo e per acquistare i nostri prodotti e soprattutto i cerchietti di Coglio. Giorgia, come sta andando? Si sta lavorando molto, mi sembra. Bene, sì, siamo felici e vedere la piazza così piena è davvero una grande emozione.